Sono Gambino, un crollo qui a Castelletto, via Cabrini, via Quarone. Sì, un muraglione che teneva su un parcheggio privato, che ovviamente è caduto su, sul cortile di un altro edificio, e quindi il muro è particolarmente alto, quindi anche le auto che erano parcheggiate nel parcheggio sono crollate sul cortile di questi edifici, e ha creato una situazione di potenziale altissimo pericolo, perché ovviamente potevano esserci dei feriti, anche delle vittime. Per fortuna non c'è nessun ferito e nessuna vittima. Ecco, persone evacuate, palazzi? Allora, in questo momento noi abbiamo una criticità legata a tre civici che sono attualmente senza gas, perché la frana ha causato un danno alle tubature dei piani terra. Per quanto riguarda, non ci sono rischi di pubblica incolumità per l'edificio, tranne probabilmente per i piani bassi, per il piano terra, e stiamo valutando il fatto che comunque questi tre edifici sono senza gas per le prossime ore. Si sta valutando anche con l'amministratore condominiale il da farsi. Ci sono state avvisaglie di questo crollo? No, la prima cosa che ho chiesto alla pubblica incolumità, agli uffici di pubblica incolumità, è se avevamo avuto delle denunce, se avevamo fatto delle perizie. Assolutamente non avevamo nessuna avvisaglia di questo possibile crollo. Ecco, oggi è una giornata di maltempo, piove da tanto, altri sì, problemi in giro? Per quanto riguarda le frane no, in questo momento le problematiche abbiamo di allagamenti diffusi, che però con questa quantità di pioggia è abbastanza fisiologico, però al momento nulla di ingestibile. Non si sa le previsioni come sono per le prossime ore? No, perché comunque questa è una perturbazione molto vasta. Per fortuna non è temporalesca, ma di piogge diffuse, quindi non dà cumulate in termini di intensità istantanea molto alta, ma probabilmente darà una cumulata nel tempo importante, però non da creare comunque di problemi legati ai bacini, ai nostri bacini, che per queste piogge qua e con questa intensità hanno la possibilità di smaltirle in maniera agevole. Grazie. Grazie a voi.